Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, benvenuti al mio canale YouTube. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, non si attacca al lavoro del vostro dentista e magari cliccate anche la campanella così sarete sempre debitamente o creditamente informati ogni volta che io metterò sul mio canale YouTube un nuovo video. Vi ricordo anche il mio sito www.gerardobonomo.it, dove metto gli articoli e anche alcuni video. E vi ricordo chiaramente anche i miei corsi one-to-one di fotografia analogica bianco e nero, ripresa, sviluppo e stampa, quindi dallo scatto fino alla stampa sotto l'ingranditore, rigorosamente argentico, sia in piccolo che in medio che in grande formato. Corsi one-to-one perché i corsi one-to-one sono meglio dei corsi tutu-tu, anche perché tutu-tu suona male. Dunque, siamo qui oggi per presentarvi della grandiosa, grandissima Rolleiflex, Rollei, in tedesco è Rollei, non Rolley, uno dei suoi tanti accessori. Allora, Rolleiflex è stata famosa negli anni per aver corroborato le sue fotocamere sempre a focale fissa, tendenzialmente o un 80 o un 75 mm, con una serie infinita di accessori. Tutti i proprietari, dai filtri per il bianco e nero, i filtri per il colore, i filtri per ammorbidire la carnagione, il derma nei ritratti, i Rollinar, quindi le lenti addizionali che potevano essere utilizzate per avvicinarsi al soggetto, doppie per poter anche controllare insieme alla parallasse che quello che veniva inquadrato dalla lente superiore era esattamente quello che poi veniva inquadrato sulla pellicola. Ha fatto delle custodie tropicalizzate, delle custodie subacquee e veniamo a noi. Ha fatto prima il Rolley Kin, che è un sistema piuttosto complesso da montare per poter utilizzare la pellicola 24-36 mm o 35 a piacere in una macchina 6x6. Scopo del Rolley Kin: poter, usando una pellicola 24-36, fare 36 fotogrammi anziché 12 usando la parte, il cuore, diciamo, della superficie utile dell'ottica da presa per poter fare tendenzialmente 36 ritratti o 36 fototessere all'epoca facendo risparmiare chiaramente consumabile al fotografo. Il Rolley Kin, ripeto, è piuttosto complesso da montare perché poi l'avanzamento anche cambia anche la bottoneria dei fotogrammi. Oltre al Rolley Kin, Rolleiflex ha fatto anche il Plate Adapter, un sistema per poter usare la pellicola piana 6,5 x 9 cm in questi chassis ovviamente proprietari, in questo caso addirittura per fare un singolo fotogramma per volta. Capitava al fotografo di dover fare un singolo ritratto, quindi non avrebbe usato la pellicola da 12 pose perché 11 pose sarebbero rimaste inevase, visto che la pellicola poi andava sviluppata e stampata immediatamente per ritratti, fototessere, eccetera. Non avrebbe utilizzato il Rolley Kin, quindi 36 pose che erano ovviamente in eccesso, ma con questo plate adapter avrebbe fatto un singolo scatto su pellicola 6,5 x 9, l'avrebbe poi sviluppato e stampato e consegnato al cliente. In questo video vi voglio raccontare e far vedere i risultati di quanto anche questo accessorio è stato ed è tuttora, perché la pellicola 6,5 x 9 cm è ancora in produzione, straordinario, grandioso, incredibile, sia il sistema di caricamento della pellicola che il sistema di aggancio degli chassis alla fotocamera, che poi è soprattutto il risultato finale. Buona visione a tutti, dal vostro, come sempre, affezionatissimo, iridescente, senescente, ma soprattutto monocromatico Gerardo Bonomo. Valdain e buon video. Bene, allora, per prima cosa bisogna rimuovere il dorso originale della Rolleiflex dalla Rolleiflex medesima. La possibilità di rimuovere il dorso è comune a praticamente tutti i modelli di Rolleiflex. Lo apriamo. Poi qui c'è una levetta. Spostiamo la levetta verso l'alto, così, e rimuoviamo il dorso originale.
Poi prendiamo il dorso del plate adapter, lo puntiamo, questo è il dorso, lo puntiamo dove prima andava il dorso originale, appoggiamo qui, chiudiamo, chiudiamo anche questa parte e a questo punto il dorso è in posizione. Allora, ovviamente, anche se la pellicola è 6,5 x 9 cm, ovviamente l'area utile dove andrà a lavorare poi il plate adapter è il 6x6 cm. Questa abbondanza di 3 cm però potrebbe essere utilizzata per scrivere magari con un pennarello rosso in attinico o con un pennarello nero, non so, ai tempi poteva essere il nome del cliente, la numerazione d'archivio del fotografo. Ai nostri tempi potrebbe essere, questo va fatto chiaramente dopo che la pellicola è stata sviluppata, potrebbe essere data e luogo di scatto, tempo e diaframma utilizzato, insomma, è una cosa secondo me che non guasta, perché di 3 cm di cose se ne scrivono parecchie. A questo punto la macchina è pronta per ricevere il primo chassis, ma prima di vedere il caricamento dello chassis sulla Rolleiflex, vediamo come si carica la pellicola piana sullo chassis. Bene, per questa prova abbiamo, tra virgolette, deciso di utilizzare questa pellicola piana in formato 6,5 x 9 cm. Questa è una pellicola prodotta in Germania, in Sassonia, nella ridente città di, adesso perdonate ovviamente la pronuncia latina, Wernigerode. Comunque la pellicola si chiama We o We Fota, sono una ventina di fogli, qualcosa del genere, 20 o 25 fogli, la sensibilità dichiarata è 100 ISO 21 DIN, qui siamo ancora ai DIN. Bene, come si fa a caricare lo chassis? Tra l'altro i chassis disponibili nel kit del plate adapter sono 3, 1, 2 contrassegnati e 3. Mettiamo da parte il 3 e il 2, prendiamo l'1, mettiamo da parte anche la macchina fotografica. Abbiamo già tolto una pellicola che forse ha preso blandamente qualche fotone di luce. La pellicola, come tutte le pellicole piane, ha una tacca. Questa è la parte dove c'è l'emulsione, questa è la parte dove c'è lo strato antialo. Quando si caricano le pellicole piane negli chassis, la tacca o le tacche, che poi identificano anche il tipo di pellicola, devono stare o in basso a destra o in alto a sinistra. Questa è più una cosa, come dire, politica. C'è chi preferisce tenerle in basso a destra, c'è chi preferisce tenerle in alto a sinistra. Insomma, l'importante è che nel buio più completo, ricordiamo che le pellicole piane, come tutte le pellicole pancromatiche, non si possono caricare sotto la luce rossa in attinica che si usa per stampare, quindi nel buio più assoluto si toglie dalla scatola una pellicola piana, si leva dallo chassis la volée, così, agendo su questo incredibile manufatto, lo si gira di 90 gradi e si fa in modo che la parte che deve trattenere la pellicola si estrofletta rispetto allo chassis, si prende la pellicola sempre con la tacca o in basso a destra o in alto a sinistra, sempre nel buio più assoluto si mette la pellicola in posizione, così. Adesso si tira verso il basso la chiavetta, si gira di 90 gradi, quindi così è il momento della carica, così è il momento del blocco della pellicola. Sempre nel buio più assoluto si rimette la volée, e a questo punto si può accendere la luce e questo chassis è pronto per essere utilizzato. Bene, adesso vediamo come si fa a montare lo chassis sulla Rolleiflex. Avete visto che abbiamo già tolto il dorso originale per mettere il dorso, il plate adapter fatto apposta. Qui abbiamo questa molla la si tiene in questa posizione. Qua c'è un velluto che serve per evitare trafilamenti di luce, si appoggia lo chassis nelle sue guide e lo si mette in posizione. A questo punto lo chassis è pronto per scattare. Ovviamente si apre la macchina, si fa il fuoco,
questo come se fosse caricata con la pellicola a 12 pose, si fa il fuoco, si sceglie un tempo, si sceglie un diaframma in base a quello che dice l'esposimetro e quando siamo pronti per fare lo scatto si leva la volée, vola volée, ok? Attenzione, si gira di nuovo la chiavetta di 90 gradi. Avete sentito il rumore? Ve lo faccio risentire. Cosa succede in questo modo? Che tutto il piano di lavoro dove c'è la pellicola viene spinto in avanti di diversi millimetri fino ad andare a posizionarsi esattamente sul piano focale della fotocamera, dove di norma scorre la pellicola da 12 pose. A questo punto, con la chiavetta in questa posizione, senza la volée, la pellicola è pronta per essere esposta. Il riarmo è solo dell'otturatore in questo caso, chiaramente non c'è pellicola o rullo dentro, per cui non avanza nulla. Si scatta. Sorridete. Fermi. Ok, siete stati immortalati su una pellicola piana 6x9 cm. Una volta che lo scatto è stato effettuato, si riporta. Si fa arretrare la pellicola e il piano della pellicola, si rimette la volée, in questo modo, si estrae il tutto e volendo siamo pronti per, questo è lo chassis numero 2, per caricare, se fosse carico, un secondo chassis. Ed essere pronti a fare il secondo scatto, poi un terzo scatto, poi a questo punto gli chassis devono essere scaricati al buio più assoluto in camera oscura, processati con lo sviluppo, possono essere ricaricati per fare altre fotografie. Adesso vediamo che cosa è successo qui dentro, poco e nulla, nel senso che se io adesso tolgo la volée, chiaramente nel buio più assoluto, vi faccio vedere come si scarica la pellicola piano una volta esposta, io al buio più totale levo la volée, ecco la pellicola che è stata appena esposta, di nuovo giro la chiavetta, faccio protrundere questo blocco verso l'esterno, tolgo la pellicola piana, vedete che qui c'è un blocco per evitare che la pellicola vada in posizioni strane, levo la pellicola piana, volendo la ricarico con un'altra pellicola piana, ricarichiamola con un'altra pellicola piana. Già che ci siamo al buio più assoluto, mettiamo una seconda pellicola piana, chiaramente non ancora esposta, di nuovo il giochino, blocchiamo, mettiamo la volée, e a questo punto possiamo accendere la luce e procedere a un altro scatto. Invece nel nostro caso, siccome questa pellicola è già stata esposta, la togliamo, la mettiamo al buio più assoluto nella scatola originale dove preferite e ci prepariamo per sviluppare la pellicola 6,5x9 cm che abbiamo appena esposto, parecchio esposto oserei dire. Bene, occupiamoci adesso dello sviluppo. Bene, per lo sviluppo della pellicola 6x9 ci sono delle alternative economiche e delle alternative più sofisticate. L'alternativa più economica, vista anche la dimensione praticamente simbolica della pellicola, è quella di prendere due bacinelle se fate sviluppo e fissaggio, o tre piccole contenitori, vanno anche bene diciamo, i contenitori del gelato usa e riutilizza, in uno si mette lo sviluppo, in uno si mette l'arresto, nell'altro si mette il fissaggio, nel buio più completo, agitando il singolo foglio di pellicola piana, prima nello sviluppo, poi nell'arresto, poi nel fissaggio, si completa l'operazione di sviluppo fissaggio per procedere al lavaggio. E questo è il modo più indolore dal punto di vista economico. Modi più dolorosi potrebbero essere, si fa per dire, usare per esempio la Artifex Alpha che è stata ingegnerizzata da Nando Moulet e da Felix Bisser della Punto Photo Group. Questa è una sviluppatrice Daylight che può sviluppare
o due pellicole piane 10-12, o quattro pellicole piane 10-12, o sei pellicole piane 10-12. La cosa straordinaria è che grazie a questi falsi telai che vengono dati in dotazione, se si sviluppano due pellicole piane sono sufficienti 200 ml di sviluppo, un'inezia, 200 ml di arresto e 200 ml di fissaggio. Se si sviluppano quattro pellicole piane, quindi si mette un solo falso telaio, occorrono 300 ml di sviluppo, quelli che si utilizzano normalmente per sviluppare in spirale in tank come Patterson la pellicola 35 mm, 300 ml di arresto e 300 ml di fissaggio. Se invece si sviluppano 6 pellicole piane contemporaneamente, ci vogliono 400 ml di sviluppo, 400 ml di arresto e 400 ml di fissaggio. Ora, chiaramente in questi telai la pellicola piana non ci sta. Vedete che è in movimento, galleggia, tende a uscire. Calcolate che questa deve essere capovolta come un attacco tradizionale. Quindi a mio parere il modo migliore è quello di mettere un primo falso telaio, un secondo falso telaio e far galleggiare all'interno dell'Artifex Alta Alfa una singola pellicola piana 6x9 cm per il tempo occorrente. Siccome però i 200 ml di soluzione in questo caso sono stati usati per un'inezia di centimetri quadri di pellicola, eccezionalmente in questo caso lo sviluppo non è a perdere, ma può essere riutilizzato per fare almeno altri due sviluppi. Quindi con 200 ml di soluzione, utilizzando l'Artifex Alta, potete sviluppare almeno in sequenza 3 pellicole piane 6,5 x 9 cm. Ok, ma siccome, come si dice a San Vittore, l'occasione fa l'uomo ladro, io casualmente ho in casa alcune tank della Patterson. Questa è la tank che accetta o due spirali 135 o una spirale 120. E ho avuto questa simpatica idea, quindi, di prendere delle banalissime fascette stringi cavi elettrici che costano una seminezia, prendere il cilindretto interno, avvolgere la fascetta intorno al cilindretto, strangolarla, questa è l'unica cosa che si può strangolare non contro la legge, fino a darle una certa portanza, inserirla all'interno, vedete che fa una antipaticissima curva, prendere un ridente Sava Sandir Victorinox, togliere, tagliare la parte in eccedenza della fascetta. Come tagliano i Victorinox non taglia niente al mondo. Prendere altre fascette che ho già preparato, vedete che si possono mettere e togliere in modo da poter utilizzare la tank sia con le spirali tradizionali che con le pellicole 6-9. Ne mettiamo nord-sud 2, ne prendiamo altre, facciamo lo stesso giochino, nord-sud altre 2. Qui il costo saranno 7-8 centesimi, ecco, questa modifica reversibile, come tutte le cose che io amo le cose reversibili. Le mettiamo a una certa distanza in modo che se inseriamo la pellicola 6x9, diciamo con il lato lungo che va a giacere o giacere a piacere sul fondo della tank, il lato lungo, siamo sicuri che la pellicola rimane nel suo scomparto. Quale scomparto? Noi adesso rimettiamo questo all'interno, vedete? Al buio più completo prendiamo una pellicola piana, la mettiamo qui e vedete che rimane in questa posizione. Prendiamo una seconda pellicola piana, questa è già stata sviluppata, ma voglio dire, tra amici, la mettiamo da questa parte e vedete che le due pellicole sono perfettamente separate una dall'altra. Queste fascette non graffiano assolutamente, naturalmente dobbiamo fare in modo che l'emulsione, quindi il solito gioco politico, o in basso a destra o in alto a sinistra, nel buio più totale, l'emulsione deve andare verso l'interno della spirale, in questo modo. Vedete che rimangono così, chiudiamo. E a questo punto noi, nel corso del processo di prebagno, sviluppo, arresto, fissaggio,
possiamo agitare, ruotare, fare tutto quello che vogliamo nella vita, quasi tutto quello che vogliamo nella vita, e alla fine del pre-bagno, sviluppo, arresto e fissaggio, prima di arrivare al lavaggio, apriamo e voi noterete che le due pellicole sono rimaste ciascuna nel suo scomparto, quindi le due emulsioni non sono mai venute in contatto, perché se le due emulsioni venissero in contatto non si svilupperebbero correttamente. Ecco, questo è un sistema per trasformare una normalissima tank Patterson in una sviluppatrice per pellicole 6,5 x 9 cm. L'altra cosa di cui io vado abbastanza fiero campionario è il fatto che una volta che abbiamo finito di giocare con la Rolleiflex e con le pellicole piane, questi si staccano, perché una volta che sono strangolati i modelli più piccoli non possono essere più riaperti, ne sono qualcosa nella casa di carta. Si rimette il cilindretto in posizione e a questo punto si può caricare normalmente la spirale. Quando c'è bisogno nuovamente di fare degli sviluppi di pellicole piane, in questo caso 6x9, ma con una tank più alta secondo me si riesce a fare anche il 10x12 ovviamente, si rimettono, vedete che possono essere tranquillamente riutilizzate, mantengono sempre la stessa tensione e noi ritrasformiamo nuovamente la nostra Patterson in una sviluppatrice per due pellicole piane per volta. Anche in questo caso qui ci vogliono 500 ml di soluzione, in questo caso, per fare in modo che tutta la pellicola orizzontale sia coperta dalla chimica, quindi 500 ml di sviluppo, 500 ml di arresto e 500 ml di fissaggio, a parte arresto e fissaggio che comunque vengono utilizzate più volte. Siccome noi 500 ml sviluppiamo pochi, di nuovo, centimetri quadrati di pellicola, molto meno di quella che potrebbe essere una pellicola 120 o una pellicola 135, la chimica di sviluppo usata per il primo bisviluppo può essere utilizzata per fare almeno altri due o tre sviluppi, chiaramente in sequenza uno dietro l'altro. E quindi anche una cosa, diciamo, sicuramente conveniente, molto economica. Bene. Fatto tutto questo giochino qua dello sviluppo, arriviamo al lavaggio sotto acqua corrente, poi il nostro solito passaggio in acqua distillata di farmacia, 500 ml con 2,5 ml di wetting agent disciolti nell'acqua distillata, a fare in modo che non si formino le noiosissime macchie di calcare che stanno bene sulle Dolomiti, meno bene sulle pellicole, e poi ovviamente a questo punto, quando le pellicole sono sviluppate, si va in stampa. Per sviluppare queste pellicole che abbiamo utilizzato con Rolleiflex abbiamo usato il nostro sempreterno e italianissimo Hydrofilm di Bellini alla diluizione 1:31. Abbiamo fatto un pre-bagno di un minuto e poi un rovesciamento ogni 30 secondi a fare in tutto 10 minuti di sviluppo. Poi abbiamo arrestato con questo simpatico succo di lampone tedesco, di fatto è l'Eco Citro Stop, che è un bagno di arresto, si diluisce 1:19, un minuto. È sufficiente per arrestare la pellicola. Il vantaggio di questa cromia è che man mano che nella chimica di arresto questo colore rosato tende a scemare fino a diventare trasparente, è un indicatore che l'arresto, diciamo, deve essere sostituito. Come fissaggio abbiamo usato sempre di Maco l'Ecofix alla diluizione 1:4 per 6 minuti, con un primo minuto di rovesciamenti continui e poi un rovesciamento ogni 30 secondi. Quindi questa qua è la chimica che è stata utilizzata per sviluppare queste pellicole. Quindi, a prescindere dal resto e fissaggio, Bellini Hydrofen, 10 minuti, 20 gradi, diluizione 1:31. E veniamo ai risultati finali. Ecco il primo negativo con i dati di scatto segnati con un pennarello sul 6,5 x 9 cm, il negativo la parte stampabile 6 x 6 cm, il positivo del negativo precedente. Un dettaglio di questo negativo, direi che la qualità è assoluta. Un altro scatto. Il dettaglio dello scatto precedente, la gamma tonale è eccezionale. Ancora un altro scatto,
Qui è interessante vedere come le lenti progressive hanno messo a fuoco lo sfondo dell'immagine. Ed ecco una doppia esposizione non intenzionale e in più non era stata messa in posizione la pellicola sul piano focale e quindi si vedono sfocati due Gerardi anziché uno. Due is meglio che one. Bene signori, anche questo video sul plate adapter di Rolley è terminato. Come vi ho spiegato durante il video, questo era un sistema per economizzare la pellicola in un periodo in cui non tutti avevano da bere e soprattutto non avevano da mangiare, quindi quando si scattava un singolo ritratto alla fototessera si usava la pellicola piana e non si usava la pellicola da 12 pose. Qui abbiamo il nostro chassis carico, forse. Qui abbiamo già il dorso pronto per accettare lo chassis. Togliamo la volée, mettiamo la pellicola in posizione. Facciamo il nostro fuoco. Fermi, sorridete. Armiamo. Fermi, sorridete. Perfetto. Rimettiamo la volée. Questa parte, giusto, nero contro nero. Rimettiamo la volée. Togliamo lo chassis, pronto per essere sviluppato. E a questo punto, come di consueto, beh, intanto vi ringrazio del vostro tempo. Se non siete iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi e cliccate anche la campanella per essere sempre debitamente e creditamente informati di quando posto qualche video. Ricordatevi anche il mio sito www.gerardobonomo.it. Ricordatevi che io faccio corsi one-to-one di fotografia rigorosamente argentica su pellicola, piccolo, medio, grande formato, ripresa, sviluppo e stampa con l'ingranditore. A questo punto direi che è tutto. Se le cose vanno come devono andare, questo video dovrebbe andare online prima del 25 dicembre del 2021, quindi ne approfitto per farmi i miei più fervidi auguri di un sereno Natale. Anche se dovesse essere nuvoloso, sereno Natale, un felice 2022. Certamente migliore del 2021, e a questo punto saluti finali dal vostro affezionatissimo, iridescente, senescente e come sempre monocromatico Gerardo Bonomo, Valdaim.